questo isolamento a casa, si sta riscoprendo per forza di cose il valore della famiglia. Noi oggi parliamo di famiglie speciali, quelle con tanti figli e che effettivamente in questo periodo probabilmente patiscono più di altre anche da un punto di vista economico. Ne parliamo con un ospite con cui ci colleghiamo in videoconferenza, Stefano Lipparini dell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Eccolo, lo vediamo, buongiorno e benvenuto. Grazie. Il governo ha anticipato che nel prossimo decreto di aprile ci sarà un assegno straordinario per ogni figlio, fino a 160 euro in base al reddito della famiglia, per i bambini fino a 13 anni. Voi però non siete contenti di questo annuncio, perché? Non siamo contenti innanzitutto perché non del tutto considera il reddito, è previsto un assegno e oltre gli 80 euro fino a 14 anni senza considerare il reddito e soprattutto senza considerare la composizione del nucleo familiare. L'articolo 31 della Costituzione prevede un sostegno particolare alle famiglie numerose. I ragazzi che hanno da 15 a 21, a 26 anni, fin quando sono a carico, costano molto di più alle famiglie e la Costituzione prevede una protezione particolare. Cessando a 14 anni non si aiutano le famiglie numerose. Eppure quando aumenta l'età aumentano anche i costi, voi li avete quantificati, per esempio mandare un figlio all'università alla fine quanto costa? Per portare alla laurea un figlio noi abbiamo stimato in maniera già abbastanza scientifica un costo complessivo di 170.000 euro, quindi più si hanno figli più questo costo viene moltiplicato. E la maggior parte dei costi si sostengono dall'età adolescenziale in avanti, cioè quando i ragazzi iniziano ad essere un po' più protagonisti della loro vita, un po' più autonomi, un po' più indipendenti. Senta, famiglie numerose si intende anche solo da tre figli in su, erano già quelle che per l'Istat erano a rischio povertà, adesso col coronavirus qualcuno ha anche perso il lavoro. La situazione ci preoccupa molto perché mentre una famiglia, un nucleo familiare con di tre persone ha un'incidenza della povertà del 7%, i nuclei di 5 persone avevano già un'incidenza della povertà del 19,6%. Se si viene a perdere, se il capofamiglia e i genitori vengono a perdere il lavoro, la situazione rischia di diventare drammatica, anche perché gli ammortizzatori sociali non riescono a soddisfare appieno alle esigenze delle famiglie e gli assegni familiari in Italia sono tra i più bassi d'Europa. Per questo il provvedimento che è in atto, il governo deve considerare soprattutto le famiglie numerose, quelle che più di altri stanno investendo nel futuro del nostro paese. Grazie a Stefano Lipparini, ricordiamolo qua con noi anche perché lui ha la bellezza di 5 figli. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. E ora